ragazze, buongiorno. Stiamo andando al bar, facciamo colazione e poi al mercato. Passiamo di qua. Là c'è. Sì, è stata, amore. Eccoci tornati. Allora, siamo tornate praticamente solo io e Ale perché si è fatto tardi, quindi Ricky è andato via. Allora, vi faccio vedere cosa abbiamo acquistato, un po' di cosine principalmente al mercato. Allora, questi due paio di calze tipo fantasmini, sono da uomo, ma non importa, cioè nel senso sono il mio numero 40-41, va bene lo stesso, sono tre paia e tre paia. Non mi ricordo quanto le ha pagate, ho un vuoto, vabbè. Poi ha preso un paccone di calze da lavoro, perché appunto gli servivano, mi pare tutto il pacco sui 15 euro, gli ho fatto un po' di sconto. Poi invece in un altro banco di tutti i detersivi praticamente ho due borse, una l'ho lasciata là. Allora, in questo primo banco ho preso un altro mocio, perché quello sopra mi si è sporcato troppo a causa dei cagnoloni, cagnolina e cagnolone in realtà, e questo qua si può lavare fino a 60 gradi, l'altro no, quindi almeno lo vado a disinfettare, l'altro inizia proprio a sgretolarsi, era comunque da cambiare, però era proprio sporco. E quindi niente, ho preso questo qua, mop pavimenti in microfibra. Io quando prendo, allora, al piano di sotto quello nuovo fatto a panno, sapete, no? L'ultimo preso dalla Vileda, con cui mi trovo da Dio. Però per non salire e scendere con il secchio ne ho due, quindi su ho l'altro, il secchio classico con il mocio classico. Però io mi trovo bene solo con questi qua della, cioè a microfibra, perché rimangono morbidi, gli altri rimangono tutti rigidi, mi lasciano troppo il pavimento bagnato. Quindi vi consiglio quelli fatti così, anche perché in lavatrice si lavano anche meglio. Poi ho preso a un euro un po' di sacchetti del gelo, perché li avevo terminati, per congelare le cose o mettere via delle cose in frigo. Poi ho preso questo qua l'ha voluto Riccardo per lui, al talco della Vidal. Poi ho preso questo qui un po' più delicato della Splendor, shampoo baby estratto di camomilla, dolcemente delicato, capelli morbidi e vellutati, li ho preso questo qua. Mi sono presa il deodorante mio preferito, che è quasi terminato, così, cioè in realtà il piano di sopra è terminato, sotto ne ho ancora, ma tutte le volte sali scendi, almeno ce l'ho anche su. E poi abbiamo preso la ricarica del sapone per le mani, che sta terminando, sia per il piano di sotto che per il piano di sopra, così metà qui, metà su, e siamo a posto. E poi vabbè, due braccialettini della fortuna. E poi adesso prendo l'altra busta. In un altro banco abbiamo preso un banco solo di diciamo dolci, ecco, biscotti, caffè, queste cose qua. Ho preso questo pacchettino di biscotti, solo 1,20 euro. Al supermercato hanno dei prezzi esorbitanti questi biscotti, quindi ero lì, ho detto approfittiamone. Poi ho preso in un altro banco di detersivi, ho approfittato dei prezzi anche qua, ho preso Bioform Plus detergente pavimenti igienizzante con anche alcol, rimuove germi e batteri, sgrassa e deodora subito asciutto e lucente, essenza di eucalipto, pagato solo 2 euro e ce n'è 1,5 litri. E poi ho preso il mio preferito,
Forever, ragazze, non lo lascio più, mi piace un sacco il suo profumo e mi piace un sacco il fatto che sia a base di estratti e derivati vegetali, ecologico, fa 48 lavaggi, tantissimi, e ha un profumo che è la fine del mondo. Io me ne sono innamorata, ma poi persiste un sacco sui capi, buonissimo, veramente, provatelo, spero lo troviate, tanti di voi mi hanno scritto che non lo trovano, purtroppo è al mercato, quindi non... Nei grandi supermercati forse non si trova, o forse potete tentare magari in qualche negozio tipo Risparmio Casa, magari hanno più scelte, magari lo trovate. Comunque l'ho pagato 2,50, all'altro mercato del lunedì lo trovo a 2 euro, però talmente lo amo, talmente l'ho quasi finito che chi se ne frega, ne ho presi due lo stesso. Poi prossima volta andrò di lunedì così risparmio ancora un po'. E poi ho preso questo salvabiancheria per metterci dentro. Si può avere il fiatone così? Guarda con che ora è, perché devo anche preparare il pranzo. Salva biancheria, allunga la vita dei tuoi capi, della tua lavatrice. In realtà, spero non sia troppo grande. Io in realtà l'ho voluto prendere per lavare le cose piccoline che non si disperdono, tipo elastici dei capelli, queste cosine qua. Vorrei dare una disinfettata a tutto, ma vediamo un attimino. Tanto ormai l'ho preso, com'è, eh? No, sì, va bene, piccolino. Rimane, profuma anche. Rimane così, va benissimo. E dentro ci metto elastici, cose appunto piccoline che diversamente libere in lavatrice andrebbero a rovinarsi. Quindi questo qua solo 1 euro. Adesso butto un po' di cosine e poi basta, non abbiamo preso altro, mi pare. Sono andata a stampare le F24, ragazze, perché ci sono da pagare le tasse. Mi ha fatto morire, ragazze, la signora della copisteria, che ovviamente lei, avendo un negozio, che lei pagherà le tasse, e mi ha fatto morire perché me l'ha stampato in bianco e nero. Gli faccio: ma non mi ricordo, serve che sia per forza colori, no? Mi fa: no. Puoi anche scrivere la cifra col sangue, basta che paghi. E così, ragazze, un sacco di tasse da pagare, più di 1.000 euro di tasse, però questo fa parte del gioco e nulla. Ah, tra l'altro, ecco, stavo dimenticando, meno male che mi sono fermata un attimo a chiacchierare con voi, mi sono ricordata che non ho finito, perché sono passato da Lidl, ho preso un pacco di pane, più che altro per Ale. Delle banane, perché mi ha chiesto il frullato di banana, mela o banana e pesca, quindi oggi lo facciamo. E poi ho brava, molto meglio. Aspetta, fammi finire, amore, ho quasi finito. E poi ho preso quattro di questi, sapete che sono i miei preferiti. Ho finito tutto l'ammorbidente perché in questi giorni sto facendo un sacco di lavatrici. Sto lavando anche adesso oggi, apro lo stendino, mi sa che li metto al sole, non so se mi conviene perché i peluche comunque sono belli, belli spessi, quindi non so, però fa caldo fuori, quindi magari li appoggio tutti allo stendino e si asciugano, però ho tirato via tutti i peluche, tutte le cose che avevano in cameretta, e ho tolto i cuscini del divano, volevo proprio dare una rinfrescata a tutto, sapete quando prende lo schiribizzo, no? Comunque ne ho presi quattro e proprio per essere a posto, vedete, ho preso anche due di questi perché sto facendo tante lavatrici in questi giorni e quindi ci sta. La carne non al pollo per Aaron perché Nala ne ho, per Nala ne ho ma per Aaron no. Io vi dico, mi sono fatta un sacco di risate perché siamo dovute andare in farmacia per alcune medicine da banco, diciamo che avevamo terminato. E lì al banco, diciamo lì, sapete che mettono questi stand con dei prodotti che vogliono pubblicizzare, diciamo. E c'era appunto lo stand della Supradin, no stress, una cosa del genere. Non so se l'avete visto, se vi è capitato. E a me è scappato da ridere, cioè ho iniziato proprio a lanciare proprio tutto il mio pensiero, no? Alla farmacista, che appunto sinceramente gli ho detto: chiediamo quanto costano. E giustamente Riccardo mi ha detto: ma forse il Supradin ce l'abbiamo a casa. E faccio: ah, ok, allora
Nulla. Riccardo gli ha chiesto: ma la differenza tra questo Supradin e il mug, perché c'era anche il mug per quando comunque quando fa caldo, adesso vi dico, qui è un caldo sano, nel senso che non ti fa sentire male. Comunque vi dico la verità, in casa io sto da Dio, non sudo, non ho bisogno del ventilatore. L'altro giorno avete visto il ventilatore perché sennò che fuori faceva il barbecue, si entrava un po' di fumo. L'ho messo per allontanarlo un po' dalla tavola, per evitare che mia nonna potesse avere fastidio e quant'altro, essendo comunque una persona anziana. Comunque a gennaio fa 90 anni, ragazzi, quindi insomma. E quindi niente, era per quello, perché sennò solitamente non accendiamo il ventilatore, cioè stanotte ho dormito senza ventilatore. E sì, si stava benissimo, ma anche tu hai dormito senza ventilatore. Comunque questo Supradin nello spot pubblicitario del cartonato che c'era lì in farmacia c'era proprio scritto pagare le bollette, prendere i bambini a scuola, cioè tutti lo stress secondo questo spot pubblicitario è pagare le bollette. Lo stress delle responsabilità. E quindi io in battuta gli ho detto: sapete che io ne parlo spesso di questa cosa. Gli ho detto: guardi, prendo tutto questo, anzi, se ha dei bancali nel retro, prendo anche quelli, perché comunque si scherza, ragazze, perché sennò iniziano alcune a scrivermi: ah, ci sono i mali peggiori del mondo. Tu sei fortunata, ma ragazze, non sto dicendo il contrario, cioè sono fortunata sì perché ho un tetto sulla testa, perché mangio tutti i mesi, perché ok, se stiamo a guardare il terzo mondo, tutti quanti noi siamo fortunati, tutti quelli che non sono in Africa a morire di fame sono fortunati, ragazze, cioè io appunto per questo evito di sprecare, cioè, mi dà fastidio buttare anche solo una cosa scaduta, proprio perché ho rispetto per chi vive una vita di più difficile di noi, no? Quindi siamo tutti in questo senso, tutti noi che abbiamo queste possibilità che vi ho detto, più fortunati. Però si ride, si scherza, ragazze. Questo non significa che non si possa essere stressati, che non si possa essere stanchi. Io, come vi ho detto tante volte, mi posso gestire perché sono a capo di me stessa, perché ho una partita IVA, perché non faccio solo video, ma vado anche fuori a fare riprese fotografiche, set fotografici, cose che non vedete perché non le posso riprendere, sono sul lavoro, sono una persona professionale e non vado a fare il video, ok? Però io lavoro dentro e fuori casa. Con dentro intendo che lavoro nel senso che cerco sempre di esserci anche con i video, per quanto sia una passione, perché se non l'ho ancora mollata è perché è una passione. Amore. Grazie, amore. Però per dirvi, no? Sì, amore. Tanto, amore, tanto. Quindi questo per dirvi, no? Che si ride, si scherza, però lo stress c'è per chi ha un figlio solo, c'è per chi ne ha due, c'è per chi ne ha cinque, c'è per chi ne ha sette, ho tutto il rispetto del mondo perché ho tutti questi figli, perché io già con due divento scema. Due cani, voglio dire, è che è vero che mi sono voluta io, perché alcuni di voi mi dicono, ma te li sei voluti tu i cani? Certo, ragazze, come li sono voluti io. Ma quando uno prende un cucciolo, specie di pastore dell'Asia, incrociato con un pastore olandese, non va a pensare a tutte le cose negative, ma si fa intenerire da quanto è tenero da cucciolo e poi diventa un grande impegno, comunque abbaia ogni cosa, ogni mosca che passa, quindi comunque un po' di stress lo genera, mi dà tante soddisfazioni, al mio cucciolone gli voglio bene dell'anima, ma comunque è anche stressante. Quindi già comunque gli stress della vita sono tanti, problemi, cose che magari non vi faccio neanche vedere perché sono cose mie personali, però lo stress ce l'ho anche io, quindi voglio dire, per quanto io cerchi sempre di sorridere, perché credo veramente ragazze che molto spesso l'ho messo anche in una storia. L'ho messo anche in una storia Instagram, appunto con un'immagine di Joker bellissima che mi piace un sacco. Sono sempre più dell'idea che non merita stare sempre a spiegare a volte i propri disagi, ma è meglio fare un sorriso e va bene così. Sono arrivata a questa consapevolezza perché molto spesso comunque. Tanto lamentarsi sempre alla fine della fiera risulti noioso e.
e passi comunque secondo piano, dico tanto si lamenta sempre ogni po'. E quindi meglio sorridere, meglio dire ma sì, chi se ne frega, farsi una bella risata e andare avanti con la propria vita. Quindi questo è un consiglio che do a tutte voi ed è un consiglio che do anche a chi spreca il proprio tempo a scrivere dei commenti che non stanno né in cielo né in terra, ragazze. Non stanno assolutamente né in cielo né in terra. C'è sempre di peggio nella vita. Ma ogni problema nostro personale comunque merita di essere ascoltato sempre, che sia più piccolo, che sia più grande, ognuno di noi ha i propri problemi e sono importanti tutti, tutti sono importanti, chi più chi meno, tutti quanti meritiamo di essere capiti, compresi, un po' di empatia non costa niente a nessuno. Quindi anche se non mi faccio carico di tutti i problemi del mondo, anche i miei problemi contano, quindi a voi le conclusioni. Detto questo, vado a sistemare la spesa. Ragazze, buongiorno. Termino con questa chiacchierata, questo vlog, perché ho visto che già dura una ventina di minuti scarsi, però mi è venuto in mente che ho dimenticato di dirvi una cosa importantissima. Ovvero come è andato l'esame, di cosa si trattava, se l'ho superato e quant'altro. E ci tenevo tantissimo, ci tengo tantissimo a dirlo anche a voi perché è una cosa per me molto speciale, una cosa che mi dà anche una certa soddisfazione anche in altro senso. Adesso cercherò di spiegarmi brevemente perché tra poco dobbiamo anche uscire, vorrei iniziare un altro video, quindi cerco di arrivare al dunque. Per chi non mi conoscesse, per chi è nuovo iscritto, per chi non mi segue da una vita e magari non ha già sentito in qualche ask, in qualche racconto mio personale, la mia storia. Io appunto a 17 anni mi sono iscritta quando abitavo ancora a Torino in Croce Rossa, ero giovanissima e il mio sogno era proprio lavorare nel soccorso, nell'emergenza ex 118 che adesso è diventato 112. E appena compiuti 18 anni ho preso anche l'allegato A, che appunto ti dà la possibilità di lavorare in emergenza, appunto sui mezzi avanzati con medico, infermiere e non solo. E poi ho preso addirittura anche la patente militare, quindi quella che ti dà la possibilità di guidare mezzi di Croce Rossa anche di emergenza, quindi sempre ambulanza di base o avanzata ex 118. Quindi insomma, questo è stato il mio passato, un passato che mi ha portato a lavorare anche per un altro ente, sempre che lavora nell'emergenza, adesso non so a specificare, che poi appunto mi ha portata a conoscere il mio ex marito, mi ha portata ad avere Federico e che mi ha portata però anche a dover abbandonare questo mio sogno, perché il mio sogno era farlo come lavoro, nonostante io sia diplomata come grafica pubblicitaria, anche amante del creare video, nonostante questo, qui non avevo ancora ovviamente il canale, ho dovuto abbandonare perché appunto ero in dolce attesa di Federico. Felicissima, felicissima perché Federico era stravoluto, stradesiderato, però c'è sempre stata una parte di me che rimpiangeva un po' l'aver dovuto abbandonare questo mio sogno. Voi direte, beh, potevi riprenderlo quando Fede era un po' più grande. Sì, c'era questo progetto, ma poi il mio matrimonio è andato male e mi sono dovuta separare, che ha portato una serie di difficoltà, una serie di pensieri che ovviamente non mi consentivano assolutamente di fare anche volontariato, perché era già tutto estremamente complicato, estremamente difficile. Poi c'è stato Riccardo, c'è stata Alessandra, c'è stato il Covid, quindi finalmente ho raggiunto quel momento, il momento giusto di serenità sufficiente per riprendere e quindi ho deciso appunto di fare il corso. Ho la fortuna di sì, abitare in montagna, ma di avere anche diversi comitati Croce Rossa nei dintorni.
tra l'altro che operano anche in alta montagna, quindi in Val di Susa, veramente, veramente bello. Mi porteranno a fare, secondo me, un sacco di cose bellissime. È stato un corso tosto perché è stata una full immersion. È stata un po' più facile per me la pratica, perché comunque l'ho fatta per tanti tanti anni e per fortuna le norme sono cambiate per piccole sfaccettature, ma non così tanto, e quindi mi è sembrato proprio di tornare in bicicletta quando impari a pedalare. Quando hai già fatto una rianimazione cardiopolmonare su una persona vera, farlo su un manichino, una volta che inizi ti torna tutto qui, ti torna tutto in mente, ragazze, così, ragazzi, scusatemi se dico sempre ragazze, mi viene per abitudine perché la maggioranza di voi è donna e ragazza, insomma, e quindi niente, è andata bene, è stato emozionante, anche all'esame, sentirmi dare la pacca sulla spalla e sentirmi dire complimenti. È stato un po' più difficile per la parte, diciamo, storica della Croce Rossa, perché comunque io non sono proprio amante in generale della storia, ma comunque la passione mi ha portato a farcela lo stesso, e poi vabbè, la parte del soccorso per me è sempre una passione. Pensate che io... c'è stato un periodo della mia vita dove volevo proprio iscrivermi a infermieristica, perché medicina forse sentivo che era un troppo che non sarei riuscita a realizzare per come sono io, per il mio metodo di studio. Troppo, non lo so. Poi non è per sfiducia in me stessa, però mi conosco. Infermieristica forse sì, però poi ho mollato... appunto sempre per la serie di motivi che vi ho detto prima, quindi, però ce l'ho fatta, ragazze, è andata bene, sono ufficialmente dentro la Croce Rossa e adesso venerdì ho ancora il corso sulla sicurezza sul lavoro, che è obbligatorio sia quando inizi una varia tipologia di lavoro e specialmente quando inizi questo tipo di attività, e poi ho concluso e si inizierà ufficialmente con i servizi, quindi è questo lo svago di cui vi parlavo, è questo che desideravo fare, perché mi sento portata, l'ho fatto per tantissimi anni prima di diventare mamma e credo di avere proprio una predisposizione per il supporto degli altri, per tranquillizzare, per sostenere, supportare, e sono felicissima di esserci riuscita. Davvero, sono proprio felice per l'ennesima volta, nonostante siano tutte cose che ho già strafatto, ma sono felice di averle rifatte per di nuovo essere entrata in questo piccolo mondo, un mio mondo, che mi permetterà quell'una, due volte al mese, tre, quello che sarà possibile fare, di prendermi quel momento per me stessa, per qualcosa che mi piace fare, per staccare dai video, per staccare per quella giornata dalla famiglia, per staccare dalle pulizie, per staccare e prendere un momento per Roberta e basta, perché per quanto io lo dica, capite bene che lavorare da casa ha i suoi pro e i suoi contro, il mio ufficio è qui a casa e quindi bene o male non so mai dirmi basta, ora ti fermi e ti guardi un film, no, non ce la faccio, o Riccardo mi prende veramente per un orecchio e dice adesso ti fermi, o non ce la faccio, sono sempre lì che monto video, che lavoro, e quindi così devo staccare per forza facendo qualcosa che mi piace fare. E niente, questo è il tutto, ragazze, finalmente vi ho detto di cosa si trattava e niente, vi mando un bacio e grazie mille anche per tutti i vostri buona fortuna, in bocca al lupo, perché sicuramente anche quello ha contribuito, anche quello. Vi voglio bene, ci vediamo nel prossimo video.